Ciao bambini, sono Andrea da Bologna e oggi vi voglio far disegnare una strana tabella che ho trovato in un vecchio libro. L'ho trovata molto particolare, per questo voglio farla vedere anche a voi. Questa strana tabella è stata disegnata nel 1915, più di 100 anni fa, pensate un po', e l'ha disegnata un signore. Questo signore che vedete qui nella foto era un matematico francese e il suo nome era Charles Lyzin. Lui ha disegnato questa tabella in un libro di matematica. Vediamo se riusciamo a disegnarla anche noi. Prendete il vostro quaderno e una matita. Proveremo a ridisegnarla insieme, un passo alla volta. Siete pronti? Mettete in pausa il vostro video finché non avete preso il materiale che vi serve. Siete pronti a disegnare? Io disegnerò insieme a voi. Quindi prendiamo la matita e cominciamo il nostro disegno, un passo alla volta. Sul foglio quadrettato facciamo prima una lunga linea verticale. Sarà il lato sinistro della nostra tabella. Poi un'altra lunga linea verticale accanto a questa che avevo già disegnato. Mi sposto un po' e ne faccio ancora un'altra. E poi ancora più in là. Ce ne vorrà ancora una. E poi il lato destro della nostra tabella. Ok, ora quelle orizzontali. La cima della tabella, poi un'altra linea sotto. Un'altra linea ancora un po' più sotto. E poi scendiamo, sempre in orizzontale. Ancora un'altra più in basso. E la linea sul fondo della tabella. Ecco qua. Controlliamo se la tabella come l'abbiamo disegnato noi è proprio uguale a quella di Charles Lyzin. Contate bene i quadretti. Guardate quanto sono larghe le caselle e quanto è alta ciascuna riga. È proprio uguale? Se per caso qualcuna delle vostre righe fosse un po' più lunga o un po' più corta di quello che dovrebbe essere, allora cancellate e sistemate. Mettete in pausa il video mentre lo fate, così potrete guardare la tabella di Charles Lyzin e confrontarla con la vostra. Poi vi farò alcune domande. Pronti per le domande? Immagino che anche voi siete curiosi di capire che cosa questa tabella possa essere. Proviamo intanto a usare la nostra immaginazione per spiegarcelo. Secondo voi, questa tabella che cos'è? E sapreste descrivere com'è fatta? Cominciate a pensarci su. Cosa si potrebbe fare con questa tabella? Rispondete a queste domande e condividete le vostre risposte con la maestra o con i vostri compagni. Confrontare le vostre risposte sarà divertente. In un prossimo video, poi, vi darò la mia opinione. A presto!